dove ci sono gli eventi ci sono anche personaggi curiosi. Tu sei un tatuatore. La curiosità del tatuatore è che di solito tatua sulla pelle, ma in realtà tu sei arrivato in Italia, sei il primo in Italia a tatuare l'areola del capezzolo. Sì, esattamente, l'unico che faceva questo lavoro era su Londra. Io ho pensato, visto che il tatuaggio è sempre più una moda, è sempre più diffuso e se vogliamo anche sempre più inflazionato, bisogna inventarsi qualcosa di assolutamente nuovo. Qualcosa di nuovo è ridisegnare l'areola. L'areola viene fatta tonda dalla nascita, noi gli diamo la forma di un cuoricino, di una stellina. Può essere estetico, in realtà stiamo scoprendo che può essere anche medicale, ovvero può coprire cicatrici post intervento, quindi in realtà può avere anche un'utilità la cosa. E sta riscontrando un grande successo, sia sotto un profilo di stravaganza, sia sotto un profilo in realtà ricostruttivo, molto più, se vogliamo, funzionale. Io però vorrei un parere da una diretta interessata, perché quando si pensa all'areola si pensa a una zona molto sensibile. In realtà già dà un po' fastidio sulle parti normali, ma sull'areola? Sì, sull'areola è una cosa molto particolare. Sono stata la prima in Italia a farlo, logicamente avendo il marito tatuatore che lo fa. È una cosa molto carina, un po' dolorosa, sì, lo ammetto. Però è particolare. Non ci possono essere delle controindicazioni? Ma assolutamente no, nel senso che l'areola tra l'altro è una parte di pelle, se vogliamo, più morta rispetto all'altra pelle, prende un altro colore rispetto alla pelle corporea proprio perché è già pelle morta. L'unica accortezza che deve avere chi lo fa è riuscire a mischiare il colore in modo tale da dare naturalezza di risultato. Non si può usare un pigmento nero come per ogni altro tatuaggio, bisogna utilizzare un ago usando una sfumatura particolare e mixare una serie di colori, quindi non il singolo colore, perché ogni persona in realtà ha un'areola di un colore differente. Come fai tu a far vedere il tuo tatuaggio? Il mio tatuaggio? Sono uscita un mese e mezzo fa su Novella 2000, essendo stata io la prima, e poi vedi, ormai sono tatuata in tutto il corpo. Ma mancava il capezzolo. Mancava il capezzolo. Quindi in realtà quando dici ho un bel tatuaggio devi far vedere il capezzolo. Devo far vedere il tuo marito è d'accordo? Sì, assolutamente, me l'ha fatto lui. Dove sperimenta il tatuatore? Una volta si usava la pelle di maiale, ora si usano delle pelli sintetiche che riproducono fedelmente la pelle umana con la stessa tensione, una tensione media, e si riesce a tatuare esattamente come tatuare un corpo di una persona, quindi si vede la linea, si vede l'effetto, il risultato finale, e si può fare molto esercizio. Purtroppo il tatuatore deve avere mano ferma e in quei pochi momenti, magari quando si prende qualche giorno di vacanza, deve comunque tatuare per non perdere la mano all'utilizzo della macchinetta. Rischi di epatite in questo caso? No, è proprio oggi uscito un articolo proprio su questo. Rischio di epatite solo nell'affidarsi a tatuatori non tatuatori, a chi non ha mai fatto corsi, a chi non usa prodotti sterili e a chi non investe sui propri prodotti. Ma questo può accadere in qualsiasi attività. Per gli inchiostri italiani o americani? Io compro pigmenti italiani. Non ho mai usato pigmenti chimici, quando in realtà sono tanto di moda quelli fluorescenti da discoteca, li sconsiglio vivamente. Aghi made in Italy, fatti su misura sulla base delle mie esigenze, macchinette made in Italy.